L'autunno dipinge di straordinari colori boschi e foreste, quasi a voler rivaleggiare, vincendo, con i più estrosi pittori. La bellezza dei paesaggi non deve però ingannare. E infatti, tra le valli selvagge dell'Appennino, non molto distante dalle tiepide acque del Mediterraneo, che si svolge questa storia nella quale prede e predatori combattono e convivono, nemici e talvolta alleati nello stesso tempo. Ecco i primi protagonisti. Una coppia di ghiandaie, dall'identico piumaggio per maschio e femmina, si prepara ad affrontare l'inverno cercando ghiande da nascondere per quando il cibo scarseggerà. La ricerca del nutrimento può essere rischiosa. Se è in caccia la seconda specie protagonista, l'astore. Il terzo protagonista, il biancone, sta ora sorvolando l'Africa. Presto il caso farà incrociare drammaticamente le vite di questi attori. In queste valli gli inverni possono essere molto rigidi. Quando la neve e il gelo coprono ogni cosa, la ricerca del cibo si fa molto difficile per gli animali del bosco. Tutti hanno fame e la perenne contesa tra denti aguzzi e zampe veloci nella fuga si ripropone una volta di più. E con il procedere della stagione bianca, sopravvivere diventa un'aspra lotta quotidiana. Con la neve gli uccelli non hanno vita facile e la ricerca del cibo provoca spesso accesi combattimenti. Culmine dell'inverno, tutto è bianco, freddo. E nell'aria immobile, gli alberi si piegano sotto il peso di una spessa coltre nevosa. La ricerca del cibo si fa ancora più difficile. Prede e predatori hanno una cosa in comune, la fame, sempre più forte e angosciosa. Anche gli scoiattoli sono messi a dura prova. Come le ghiandaie, hanno predisposto riserve di cibo e saperle ritrovare fa la differenza tra la vita e la morte. Con il tiepido sole di febbraio comincia il disgelo. La neve cade dagli alberi. Si riaprono sentieri e passaggi che erano stati cancellati. Il ghiaccio torna ad essere l'acqua che era. Sciolta la neve, il cibo torna disponibile per tutti nel bosco, tutti quelli che sono riusciti a sopravvivere. Nel bosco delle ghiandaie nidifica anche un loro acerrimo nemico, l'astore. Gli astori sono soliti non cacciare nelle immediate vicinanze dei loro nidi. Il motivo non è chiaro. Forse per mantenere la tranquillità intorno al nido o avere una riserva di cibo per i momenti difficili. La ghiandaia lo sa e approfitta di questa sorta di ombrello biologico per costruire il proprio nido al sicuro vicino a quello dell'astore, che può a sua volta averne vantaggio. Grazie agli allarmi lanciati dal corvide, esso può infatti accorgersi tempestivamente di eventuali minacce, garantendo così maggiore protezione ai propri piccoli.
Marzo è il mese in cui la natura si risveglia dalla lunga pausa dell'inverno. In questo periodo si manifesta uno degli eventi naturali più spettacolari, la migrazione dei bianconi. Lasciata l'Africa dove hanno svernato, a migliaia i bianconi raggiungono le coste della Liguria, in Italia, dove si radunano volteggiando anche sopra i porti, le città e le strade, per poi raggiungere, come ogni anno, i luoghi di riproduzione. Da tempo una coppia di questi splendidi rapaci ha scelto come dimora la valle abitata dalle nostre ghiandaie. I bianconi formano legami stabili e sono molto fedeli anche ai luoghi dove predispongono il nido. Al loro arrivo compiono lunghi voli di ricognizione per controllare che tutto sia rimasto come era l'anno precedente. Se l'ambiente prescelto in origine non subisce alterazioni inaccettabili, continuano ad abitarlo, finché almeno uno dei due individui resta in vita. Il maschio attua un singolare comportamento rituale. Cattura un rettile e lo porta in volo per dimostrare alla compagna che la sua abilità di cacciatore non è mutata. Si arriva alla fase del corteggiamento, che per una coppia matura dura alcuni giorni. Solo in seguito, quando la femmina si dimostra ricettiva, avviene l'accoppiamento. Poco sopra un piccolo lago, a poche centinaia di metri dai nostri bianconi, una nuova coppia della stessa specie ha preso possesso del territorio. I due hanno deciso di utilizzare un vecchio nido di poiane, al quale si limitano ad aggiungere pochi rametti. Sembrano però ignorare il fatto di essere intrusi, trovandosi inopportunamente vicini ad altri esemplari della stessa specie. Questi loro comportamenti sono quelli tipici di una coppia appena formata e ancora inesperta. È comunque un evento nuovo e insolito che cambierà il normale svolgersi delle cose. Più in basso, sulle rive del lago, aironi e cormorani si dedicano con lavoro instancabile alla ricerca dei piccoli rami utili alla costruzione del nido. Costruire il nuovo nido o riparare quello vecchio è un'attività che impegna per molti giorni. Ma fare lavorare gli altri consente di risparmiare tempo ed energie. Un airone tiene d'occhio i vicini e inizia a sottrarre rametti dal loro nido. Ma il padrone di casa scopre la mossa e fa valere le proprie ragioni. Un altro airone, visto come minaccia per i propri piccoli, scatena un insolito comportamento aggressivo da parte di una nutria. Sistemati i nidi, cormorani e aironi iniziano ad assumere atteggiamenti che indicano chiaramente ai rispettivi partner di essere pronti per i rituali di corteggiamento e l'accoppiamento che ne seguirà. Anche per la coppia di bianconi intrusa inizia la fase finale del corteggiamento. Il maschio vola con decisione verso la femmina, ma lei lo rifiuta.
Potrebbero essere necessarie ore o giorni perché la femmina si dimostri disponibile. Le ghiandaie osservano con preoccupazione. Il maschio cambia tattica e si posa vicino alla femmina, mettendo in atto un rituale raramente osservato e mai filmato prima d'ora. Un richiamo dal cielo cattura l'attenzione del maschio intruso. È il maschio della coppia residente che si è accorto dell'indesiderata presenza. L'intruso esordisce con atteggiamenti tesi a dimostrare il possesso del territorio. Le femmine si uniscono poi ai loro compagni, dando il via a una serie di scaramucce aeree. I bianconi sono molto territoriali, ma poco aggressivi tra di loro, e lo scontro si placa rapidamente. La coppia residente ha accettato la presenza degli intrusi e si allontana dall'area. Risolta la questione territoriale, il nuovo arrivato può ritentare l'accoppiamento, ma il risultato non cambia. Nella primavera sempre più evidente, l'universo delle creature alate è alla ricerca di luoghi sicuri e materiale soffice per la costruzione del nido. Anche le ghiandaie si preoccupano di rinsaldare il loro legame e lo fanno attraverso l'offerta di cibo, preambolo alla nidificazione. Anche l'astore è in periodo di nidificazione. Le ghiandaie sembrano sentirsi al sicuro, per nulla intimorite da quell'inquietante presenza. Intanto, nel bosco vicino al lago, il maschio della coppia intrusa di bianconi non si è ancora arreso e la sua perseveranza viene alla fine premiata. Questa volta la femmina è ricettiva e accetta il partner. Sul nido dell'astore la deposizione è già avvenuta e la femmina è in cova. Il maschio è arrivato allo spiumatoio con una preda e chiama la compagna. Lei si precipita a prenderla per portarla al nido, dove potrà mangiare senza timore che le uova si raffreddino troppo. Anche i bianconi sono in cova. Una ghiandaia si affaccia sul nido della coppia residente. Da anni conosce e riconosce i due bianconi e non ne teme la presenza. Terminata la ricognizione, può quindi tornare al proprio nido per portare cibo alla femmina in cova. Il tepore primaverile muove al risveglio anche i rettili, che escono dai loro rifugi per andare a caccia e soddisfare finalmente l'appetito represso durante i lunghi mesi di letargo. Ma anche per predatori come i serpenti la sopravvivenza non è cosa facile. Conosciuti anche col nome di aquile dei serpenti,
I bianconi prediligono proprio questi rettili, che catturano effettuando larghi voli di ricognizione e appostamenti sui rami degli alberi o sulle rocce. Al riparo dagli assalti che vengono dal cielo è l'anatrice viperina. Nascosta sott'acqua, in un anfratto tra le rocce, effettua attacchi fulminei alle prede. Non sempre vanno a segno, ma quando riescono, per il pesce non c'è nulla da fare. Le zone ricche di acqua sono un richiamo irresistibile per chiocciole e anfibi. I rospi, in modo particolare, si riuniscono a centinaia nelle pozze d'acqua per contendersi le femmine. Tanto affollamento e ribollire di passioni distraggono dai pericoli. Ne approfitta un altro rettile, l'anatrice dal collare. Questa vipera ha appena catturato una preda. Come tutti i rettili, la vipera ha una digestione lenta, durante la quale si muove con difficoltà, rischiando così di venire a sua volta predata. La caccia dell'astore maschio ha avuto successo e la preda servirà a sfamare i piccoli appena nati. L'odore del sangue rimasto sullo spiumatoio si spande nel bosco. Un richiamo irresistibile per la volpe, che dovrà però accontentarsi solo di quello, l'odore e null'altro, perché il cibo ha già raggiunto altre voraci bocche. In abbondanza e ora possono schiacciare un pisolino. Gli adulti approfittano per portare qualche rametto utile a rendere il nido ancora più solido e confortevole. Anche le due coppie di bianconi portano rami ai nidi, fronde verdi o rami di pino utili a rinforzare la struttura, prevenire la proliferazione di parassiti e funghi e aumentare il comfort del pulcino.
Intorno al lago, alla tormenta di neve dell'inverno, se n'è sostituita un'altra più soffice e lieve. Quella dei semi di pioppo trasportati dal vento. Anche cormorani e aironi hanno nuovi nati. Sono piccoli e poco piumati, disperdono facilmente calore, devono crescere in fretta. Quando finalmente i genitori arrivano, i giovani ficcano avidamente il becco e spesso l'intera testa nel loro gozzo per raggiungere il cibo. Durante le battute di pesca subacquea, i cormorani ingurgitano anche grandi quantità di acqua, di cui si liberano vomitandola. I più precoci fra i nuovi nati dei cormorani cominciano a prendere confidenza con le tecniche di pesca. I pezzi di legno che afferrano col becco simulano bene i grossi pesci che presto dovranno cercare di catturare autonomamente. Anche l'airone sembra mettere alla prova le proprie capacità. Con un singolare atteggiamento di caccia, afferra un rametto infisso nel fango per poi portarlo nell'acqua. Poi, d'un tratto, inizia quella che sembra essere una danza. Invece, un esagerato atteggiamento difensivo nei confronti di un biancone, per lui innocuo. Le nostre due ghiandaie si dedicano intanto alla ricerca del cibo da portare al nido, dove diversi pulcini famelici stanno aspettando a becco spalancato la loro razione. Finalmente il cibo arriva. I pulcini affamati strepitano e allungano il collo. Con poco senso di fraterno altruismo, ognuno cerca di prevalere sull'altro. Placata la fame, i nuovi nati si adagiano, mentre l'adulto si preoccupa di ripulirne il piumaggio. Poco distante, alcuni picchi verdi stanno inscenando un comportamento raramente osservato e probabilmente mai filmato prima d'ora. Una femmina vede un suo piccolo, svezzato da poco, che, semi nascosto tra i rami, ancora le chiede cibo. Dapprima lei reagisce con atteggiamento intimidatorio. Poi inizia a eseguire una serie di oscillazioni del corpo che d'un tratto, come se le richieste di cibo del figlio avessero fatto breccia nel suo istinto materno, culminano con un delicato tocco di becchi. A quel punto interviene però il padre, più territoriale e meno avvezzo alle smancerie, che scaccia il piccolo in malo modo. I bianconi non hanno invece ancora svezzato i loro pulcini. Devono dunque darsi da fare per soddisfare il loro robusto appetito. Con lunghi voli e sguardo attento pattugliano i territori di caccia, in cerca di prede. Ma non sempre l'attacco è possibile. In questo caso il serpente è sfuggito in modo del tutto inconsapevole a morte certa.
la caccia riprende. Un ramarro ha scelto il momento sbagliato per uscire allo scoperto. Sembra quasi aver avvertito il pericolo, ma il biancone non gli lascia scampo. Sul nido, il piccolo biancone sta chiamando il genitore. La madre spicca il volo verso il pulcino, subito seguita dal maschio in arrivo con la preda. Un ramarro non è molto, ma meglio di niente. I piccoli astori si sono svegliati e anche loro chiedono cibo. L'adulto arriva presto al nido con un'altra preda per le loro bocche perennemente affamate. L'attenzione di un giovane è attirata dal volo di una mosca. È già evidente l'attitudine alla caccia. L'attenzione e la curiosità per qualsiasi cosa si muova e sia quindi potenzialmente commestibile è comune a tutti i giovani rapaci. Il piccolo biancone segue con uguale interesse i movimenti di una formica e, data la scarsità del pasto precedente, se la mangia. L'andirivieni dei bianconi ha tenuto desta l'attenzione della ghiandaia. Constatato però che non c'è pericolo, tutti possono dedicarsi alle grandi pulizie esterne e interne. L'attesa del piccolo biancone per un pasto sostanzioso è terminata. Questa volta il genitore ha portato un grosso serpente e inizia a sminuzzarlo sotto lo sguardo attento del piccolo. Un giovane biancone mangia almeno 300 grammi di carne al giorno. Oggi ne erano arrivati a malapena 50. La fame arretrata lo rende particolarmente vorace. Non esita quindi a inghiottire un grosso boccone, anche a costo di rischiare il soffocamento. Ora, con la pancia piena, si riposa, mentre la madre si prende amorevolmente cura di lui. La coppia di bianconi intrusi continua a preoccupare la ghiandaia, che decide una mossa aggressiva. Ha successo. Il rapace è costretto ad allontanarsi. È giunta finalmente l'estate. Il bel tempo non è però ancora stabile. Temporali, anche molto violenti, possono scatenarsi all'improvviso. Il nido degli astori è esposto alle raffiche di vento e ciò fa temere per l'incolumità dei piccoli. Il nido del biancone si trova lontano dall'epicentro del temporale, ma anche se debole, la pioggia induce la femmina ad andare a coprire il suo pulcino per ripararlo. Non avendo ancora il piumaggio impermeabile, bagnarsi e dunque perdere calore potrebbe essergli fatale. Il maschio rimane posato nelle vicinanze, in attesa che la pioggia cessi.
la ghiandaia approfitta del momento di apparente disagio del biancone per una nuova azione di disturbo, con la speranza di potersi liberare, una volta per tutte, di quell'indesiderato e inquietante nuovo vicino. Il biancone si arrende e decide di allontanarsi per andare a caccia. Nonostante le condizioni atmosferiche non siano favorevoli, è possibile che qualche rettile si trovi allo scoperto. La fortuna lo aiuta. La forte umidità dell'aria spinge un orbettino a uscire dal proprio rifugio. Il biancone non manca la presa. Il giovane mostra tutto il suo apprezzamento divorando la preda con avidità. La femmina approfitta della pausa per sgranchirsi le ali. Ma il pulcino rimane scoperto per poco tempo. Subito dopo la femmina torna infatti per tenere al coperto il nuovo nato fino a che non smetterà di piovere. Il temporale è cessato e il nido degli astori ha retto alla furia del vento. I due piccoli possono considerarsi fortunati. Ma non tutti lo sono stati altrettanto. A volte, per inesperienza nel disporre i rami o per la scelta sbagliata dell'albero, il nido cede alla furia degli elementi, con conseguenze fatali. Anche il nido delle ghiandaie è retto e tutti i nuovi nati hanno imparato a volare. Tutti, tranne uno. Probabilmente l'ultimo nato, oppure il meno propenso ad abbandonare la sicurezza del nido per lo sconosciuto universo che lo circonda. I raggi del sole hanno asciugato il pulcino, ma il calore rischia ora di aumentarne troppo la temperatura corporea. Prodiga di cure, la madre dispiega le ali per fargli ombra. Se il temporale è stato un pericolo, la forte calura estiva e la siccità che spesso colpiscono queste valli possono essere altrettanto insidiose. Col passare dei giorni la temperatura raggiunge valori molto elevati e il sole infuoca le rocce. Gli insetti sono in piena attività e le cicale si dedicano al loro incessante canto d'amore che annuncia il culmine dell'estate. Nelle pozze prossime al lago, il calore fa sì che l'acqua evapori velocemente. I girini si accalcano sulle rive delle pozze rimaste, alla ricerca del nutrimento, ma l'acqua piano piano si ritrae, lasciando i poveri anfibi a secco.
Rimanendo all'asciutto, muoiono asfissiati, o peggio, succhiati ancora vivi dalle mosche. Ma anche i pesci non se la passano bene. Il livello dell'acqua è ormai così basso che le grosse carpe possono facilmente essere catturate. In queste condizioni i pesci più esposti ai predatori sono i pesci gatto. Occorre però una certa destrezza all'airone cenerino per mangiare la preda senza essere ferito dalle sue spine velenose. Solo gli aironi più esperti riescono nell'impresa, anche se a seguito di lungo e impegnativo lavoro. I gheppi non sono interessati ai pesci, dato che le loro prede sono per lo più piccoli rettili, roditori e insetti che catturano con attente perlustrazioni aeree sul territorio. Una volta individuato, il bersaglio è raggiunto con picchiate vertiginose. In questo caso non si tratta però di una preda, ma di un pericolo da scacciare, un gufo reale colto allo scoperto. Per inseguire il gufo, il gheppio ha però invaso il territorio di una cornacchia, che non esita a cercare di scacciare con decisione l'intruso. Con risultati però non del tutto positivi. È infatti la cornacchia che si trova a dover fuggire. I piccoli diastore sono quasi completamente sviluppati e cominciano a rinforzare le ali per l'imminente primo volo. I genitori continuano a portare grandi quantità di cibo, consapevoli del fatto che le loro fatiche stanno per terminare. Anche i bianconi sono ancora impegnati nella ricerca di cibo per la prole e pattugliano incessantemente il territorio dove è più probabile la presenza di serpenti. Anche loro sono soggetti ad attacchi da parte di chi, come questa poiana, non ha piacere di avere un competitore nel proprio territorio. Individuato il rettile, il biancone si lancia in picchiata. Lo afferra con gli artigli e lo uccide con alcuni colpi di becco sulla testa prima di portarlo al nido. I giovani bianconi hanno quasi terminato lo sviluppo. Pochi giorni ancora e potranno cominciare a prendere confidenza con le proprie ali. Ma il nido della nuova coppia è ancora sotto controllo. Per le ghiandaie, ogni occasione è buona per cercare di allontanare i bianconi intrusi.
Le giovani ghiandaie sono ora impegnate a svolazzare nei dintorni per prendere confidenza col territorio. Una di loro ha anche già trovato la pozza dove poter fare il bagno. Anche uno dei genitori decide di andare alla pozza per bere. L'arrivo di un suo acerrimo nemico lo fa però scappare all'istante. È uno sparviere. La fuga della ghiandaia non pare averlo interessato più di tanto e continua il bagno come nulla fosse. Ma il suo disinteresse è solo apparente e un tragico epilogo attende la ghiandaia. Sfortunata e distratta, si sentiva al sicuro dall'astore e temeva i bianconi che l'hanno invece ignorata. Ma non si è accorta del vero pericolo. Si è portata al limite dell'ombrello biologico offerto dall'astore, che l'audacia dello sparviere ha comunque sfidato pur di assicurare un lauto pasto ai propri piccoli. I giovani bianconi hanno finalmente cambiato completamente il piumaggio, ma non sono ancora pronti al volo. Gli arrivi dei genitori sono sempre meno frequenti e le cure parentali si fanno più rare. In certi giorni di massima calura può addirittura capitare che non arrivi alcun pasto. Il giovane trascorre così buona parte del tempo in noiosa attesa, spesso dormendo. Nella famiglia degli astori ci sono invece novità. Uno dei due nuovi nati ha abbandonato il nido. Negli asturi ci sono spesso differenze nel tempo di sviluppo dei due sessi e il primo dei piccoli a lasciare il nido è solitamente la femmina. Il fratello si limita a piccoli voli appena fuori del nido in attesa del cibo portato dai genitori. Al loro arrivo si precipita sul nido mentre la sorella, già sazia, rimane indifferente. Un richiamo distante sveglia improvvisamente il giovane biancone. Il genitore è finalmente arrivato con una grossa preda. L'instancabile coppia di astori è costantemente in caccia. In soli 35 giorni i giovani si sono completamente sviluppati. La velocità nel crescere è una prerogativa di questa specie per rendere indipendente la nidiata a tempo di record. Il maschio arriva al nido e la femmina, giunta a sua volta con la preda, sosta sul posatoio in attesa del proprio turno. Entrambi i piccoli hanno però definitivamente lasciato il nido. Così la femmina può concedersi qualche boccone prima di portare il pasto ai giovani involati. Molti esercizi fisici precedono il distacco dal nido.
dopo circa 70 giorni dalla nascita, anche per i piccoli bianconi è finalmente venuto il momento di affrontare il mondo. Con voli molto incerti, il giovane della coppia intrusa si sposta dapprima sui rami vicini al nido, per poi andarsi a posare su un albero più distante. Inizia poi a prendere confidenza col vento, che sarà suo grande alleato nella caccia. L'arrivo di uno dei due adulti intrusi spinge ancora una volta all'attacco la ghiandaia superstite, che continua imperterrita a manifestare la propria aggressività contro un pericolo che tale finora non è stato. Disturbato dalla fastidiosa ghiandaia, il biancone dispiega le ali e si allontana andandosi a posare vicino al giovane. Riparte subito dopo, invitandolo a seguirlo al nido. Per i primi giorni dopo aver preso il volo, i giovani bianconi mantengono il nido come punto di riferimento per l'alimentazione. Ma nel caso della coppia intrusa, il nuovo nato non intende rispettare la regola e pretende di essere servito a domicilio. Dopo aver atteso inutilmente, il genitore è così costretto a riprendersi il serpente e portarglielo sull'albero secco. I giovani astori poco distanti hanno assistito alla scena. Non appena l'adulto si allontana, gli astori iniziano a disturbare il giovane biancone. Per loro è più che altro un gioco, utile ad affinare le tecniche di volo. Finalmente il biancone spicca il suo primo lungo volo. Tra non molto intraprenderà il rischioso viaggio verso l'Africa, tappa obbligata per raggiungere la maturità. Se sarà fortunato e sopravvivrà, tra 3 anni potrà tornare in Europa e formare una nuova coppia. Ma ora il momento è propizio per volare alla scoperta delle sorprendenti vallate che lo hanno visto nascere. L'estate sta volgendo al termine e i cervi sono impegnati nella contesa amorosa. Sono giorni di fatica, giorni in cui bramiscono incessantemente per cercare di surclassare i competitori e attirare più femmine possibile.
per trovare ristoro dopo la faticosa attività, ma anche per rinforzare l'intensità del proprio odore, si rotolano spesso nel fango impregnato della loro urina. Torna l'autunno, ricco ancora una volta dei suoi splendidi colori. Le foglie si staccano dai rami e planano sulla superficie del lago, perpetuando l'infinito corso della natura. Il ciclo naturale finisce e ricomincia nello stesso tempo. In attesa della primavera, quando dovrà trovarsi un nuovo compagno, la ghiandaia cerca e nasconde le ghiande allo scopo di creare la riserva di cibo per l'inverno che bussa alle porte. Ma nonostante la sua portentosa memoria, non riuscirà a ritrovare tutti i semi e il risultato sarà che alcuni di loro germoglieranno. Questi eventi casuali avranno l'importante conseguenza di contribuire al rinnovamento del bosco, grazie alla crescita di nuovi alberi, che, seppur molto lentamente, andranno col tempo a sostituire quelli morti. In natura la vita può nascere da una coincidenza, così come da una coincidenza può venire la morte. Se la ghiandaia non troverà le sue scorte di cibo, potrà morire. Se non troverà un compagno, non si riprodurrà. E tuttavia la vita nel suo insieme, nei suoi drammi, come nelle sue meravigliose armonie, proseguirà nel millenario fluire.